Una domanda che si sta ponendo tutta Italia. Grazie, Mo. Ci sei o ci fai? Per avere una risposta a questa domanda dovrete guardare tutto questo lungo e approfondito video dedicato a Emanuele Pingu, il re dei meme del momento, famoso per video in cui si spalma a terra e declama frasi motivazionali per le donne. Oh, ma che ci fai là a terra? Piangi per una persona che ti ha trattata male? Dai, su, alzati. Ma ancora più famoso per la sua interpretazione del tutto personale della grammatica italiana. L'hai vista sorriderla con un altro ragazzo? Incontro Emanuele a Napoli, a Piazza Carità. Non ci eravamo mai conosciuti prima, quindi per rompere il ghiaccio andiamo a bere una cosa insieme. E dopo un brindisi e qualche sorso, mi tolgo la prima curiosità. Perché il nome Pingu? Emanuele Pingu è nato perché quando parlo, non so chi sia, dato che sono spontaneo, a volte esco con bongo la bocca e perciò mi chiamo Emanuele Pingu dal cartone animato che uscì tempo fa. Perfetto, ora approfondiamo un po' il suo percorso artistico. Io all'inizio facevo il video, il trend che mi buttava a terra e dicevo la frase sulle donne. Cerchiamo le donne serie, perché può mettere la roba tu, a rimettermi e lei trova. Sono nato proprio come messaggi positivi sulle donne, è uscita sta cosa, una vongola che è uscita dalla bocca, è andato viralissimo. Puoi farla ingelosirla? Va bene, fallo. È stato spontaneo, cioè è stato un errore grammaticale, che me ne sono accorto quando già era andato virale, ho detto vabbè, lasciamolo ormai. Vabbè. Puoi farla le corna? Va bene, accomodati. Da quel giorno ho fatto io un po' di ironia sopra, cioè ci sto scherzando un po' perché vedo che alla gente piace, si diverte e mi diverto anche. Ma ci sta, ma il trucco è, se alla gente piace, che cazzo se ne frega? Fa bene lui, ci sta, non è che ti... Cioè, hai sbagliato, non facciamone un dramma, giusto? Ci sta. Ma lui è molto più intelligente, simpatico e interessante del Patrizio Official. Scusami Patrizio, ti dovrei intervistare, per cui anche tu sei, secondo me, un grande youtuber. Nasce la vicinanza al tema delle donne? Per un semplice... all'epoca ho avuto un'esperienza negativa in famiglia. Diciamo che ho avuto mia mamma che mi ha fatto sia da madre che da padre. Questa cosa mi ha fatto... perché ho perso mio padre quando ero piccolo, eh? Quindi è quasi un inno alle donne dettato dalla tua gratitudine nei confronti, esatto, di tua mamma. Beh, è bellissima questa cosa. Un nobile fine lo porta alla viralità, ma la gente lo ama perché è vero. Diciamo che sono tutti spontanei, dai, io sono spontaneo, sono fatta così. Che la capa dice la capa, che la dice. E la capa una volta l'ha portato a parlare di temi culinari. Adesso vi state chiedendo che mi sto mangiando. Ragazzi, mi sto mangiando i Black Sbebon. È buonissimo. Cioè, come cos'è il Black Sbebon? È tutto una improvvisata. Dentro c'è hamburger, insalata, Bezos e Stiscos. Ragazzi, è buonissimo. Tutti i bambini. Che cazzo tutti, c'è dentro il Bezos e Stiscos? Tutti vanno al McDonald's e dicono: mi date un Black Sbebon. E fanno le persone nel McDonald's: ma che è questo Black Sbebon? E sto avendo molte soddisfazioni che mi hanno fatto anche un murales su questa cosa. Lo voglio vedere assolutamente. Adesso lo andiamo a vedere. Il murales in onore di Pingu lo andiamo a vedere più tardi. Mo si è fatta una certa ora, meglio andare prima a cena. Ho visto tu, punto. Emanuele mi sta già simpatico e in macchina avremo modo di conoscerci. Sono ubriachissimi. Oh, accortalo, non lascia ammazzare gli altri. Nel percorso verso il pub dove mangeremo mi informo sulla sua istruzione. Che scuola hai fatto? Ho fatto fino alla terza media. Ah, hai preso solo fino alla terza media? Sì. Pensa, la terza media all'esame mi fecero dire la formazione dell'età. Che è stato l'esame? Ma la sua non era una scuola. Pingu è andato dalle sue. Mi è dimmazziato, mi hanno fatto il suo. Sì. Mamma mia, che bacchetto in coppia di dita. Per farti male ti tiravano i basetti. Cioè, dopo diamo una cabasetta. Facevano strascini che basette. Esagerate. Le suore sono pericolose. Diciamo, tengo sti capi rasati di là, perché proprio mi fa via le basette. C'è il trauma della basetta. Si muove, si presta una suora in mezzo a via, che il lag mi hanno, diciamo, tra virgolette, mi hanno abbuffato e mazzato quando ero piccolo. Che facessi? Allora, sta pezza a capo. Comunque cerchiamo di metterci alle spalle l'astioso tema dei traumi scolastici e ci andiamo a mangiare un bel panino al cantiere, pub del Vomero, col quale mi sono messo d'accordo per organizzare un evento speciale. Emanuele, dopo aver tanto parlato di questo famosissimo Black Sbebon, finalmente lo cucinerà per noi. Allora, lo chef voleva sapere quali sono gli ingredienti del Black Sbebon. Allora, hamburger, insalata, Bezos e Stiscos. Vabbè. Ce l'hai Bezos e Stiscos? Yes.
E allora bando alle ciance, lasciamo che l'artista crei la sua specialità. Abbiamo bisogno di un hamburger. Trovato un hamburger, lo mettiamo sulla piastra. La cottura deve essere ben cotta. E continuiamo con la preparazione. Adesso ci mettiamo un po' di insalata, ci mettiamo il Bezos e questo è Siskos. Da dove proviene il Siskos? Spieghiamolo. Questo è ungherese. A completare il cos'è? Tutto un lungo stuzzicadenti per mantenere ben salda la struttura. Ma la tragedia è dietro la... Signore e signori, quelle caramellate. Questo è Black Sbebon. No! Che ci fai la testa? A parte che quello non è ben cotto, ma è crudo dentro. È crudo la carne, infatti. Parte per capo primo. Signori, questo è Black Sbebon. Attimi prima della tragedia. Eccolo, ora è realizzato. E poi vediamo la cottura. Cruda. Ecco. Crudo. La cottura deve essere ben cotta, eh. Crudo. Che ci fai la terra? Bronzi. Rivediamo il tutto da un'altra angolazione. Questo è Black Sbebon. No! E vabbè, è inutile piangere sul Black Sbebon versato. Ci sediamo a tavola e consultiamo il menù. Pingu comincia dalle birre. Andrea, io prendo il Western Isabel. Questa qua. Ma crema. Codice fiscale. Premium Pilsner, colore bionda. Sembra Chris. Fiscale. Premium Pilsner, colore bionda. Ma voi avete capito che intendeva, perché io ci sono arrivato dopo. Ah, Premium Pilsner. Premium Pilsner. Ma sono sbronzi. Emanuele è troppo simpatico, ormai siamo in piena sintonia, al punto che decidiamo di dividerci una mega porzione di patatine e un panino bello carico di roba. Dopo aver mangiato voracemente tutto questo ben di Dio, il mio amico torna sul traumatico periodo scolastico dalle suore. Non dite che divisione, quando ci metteva in dalla, quando ci chiamava alla lavagna, io ignorantissimo, non sapevo, ne sapevo fa. Cagavi in dalla lavagna, ti chiamavo cagavi in dalla lavagna, addirittura. E tu imparavi meglio così, immagino? No, imparavo meglio, hanno visto i risultati. Grazie, Diego. Ma sapete che io ho fatto tutte le elementari con una suora? E saluto, che credo sia ancora viva, non credo che mi guardi. Un saluto a Suor Giuseppina. Grazie, Suor Giuseppina. Ti trattava bene? Un mix, a volte la facevamo piangere. No. No, ma povera, ma perché? Perché i miei amici facevano casino. Poi facciamo, no, io non ho mai fatto niente, ma alle elementari facciamo un sacco, cioè non ho mai fatto una rissa, ma alle elementari facciamo un sacco di risse dalle suore, ma tanti, ma proprio classi intere contro altre classi intere facendo risse, bah, grazie, ma 7-8 anni, grazie a te. A Suor Giuseppina. Era il wrestling. No, non esisteva il wrestling ancora. No, ma come, se io lo guardavo alle elementari... Io guardavo le medie. Vuoi un po' di Siskos? Sì. Grazie, Vinci. No, allora, il primo episodio del wrestling che ho visto, me lo ricordo, l'ho visto in quinta elementare, però non lo riuscivo a beccare. Poi alle medie ho iniziato a guardare Sport Italia 24, che lo dava. E se era SmackDown su Italia 1 ai tempi, alle 7 di sera, tipo. Sì, ma a me piaceva. Io ero fan di Raw, non ero fan di SmackDown. Gli altolocati con Sky, di cosa stiamo parlando? No, c'era su GXT anche, è vero. Io guardavo Raw, però guardavo SmackDown solamente perché c'era Eddie Guerrero. Raw era molto più interessante, più bello, più crudo. C'era Kane, c'era Batista. No, Batista non mi... Sì, Batista mi piaceva fin quando non è diventato il campione. C'era grande Triple H, grazie al catena. C'era The Edge, c'era Randy Orton... c'era Chris Benoit. Chris Benoit era SmackDown. C'era Rob Van Dam. C'era Jeff Hardy. Cioè, tipo, ora sai farle le divisioni? No, 18 diviso 3. 15. Si va preside, ma come ragazzo musa preside? Ci faceva togliere le scarpe. Che mi riscava, si metteva il bacchetto in coppia di dritto. Prima si buttava le scarpe della Bullion. Come fa devono quando te lo uomo? Si
sentiti questi racconti inquietanti, mi concentro su eventuali conseguenze spirituali. Ma questa cosa, per esempio, mi chiedo come ti ha allontanato dalla religione. No, credo in Dio perché sono religione. Sei religione, sei religioso. Sono religioso. Lo so. Sull'Instagram di Alice come prima, anzi seguiteci mi raccomando che ne pratingu. Vediamo che ne è uscito fuori. Ma ci sei o ci fai? Questa è la domanda proprio quella là che mi fanno sempre. E tu che rispondi? Sono quasi spontaneo. Questo dice, per favore fammi lo spelling di Black Sbebon. Lo spelling? Cosa c'è dentro? Questo è cattivo. Riesci a pronunciare una frase di senso compiuto? Tipo? Tipo una frase che abbia un senso. Compiuto. Ma che significa? Vabbè, penso che questa sia già una risposta. Esatto. Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, abbiamo scherzato. È il momento di uscire dal cantiere e andare a cercare sto murales. Ma fuori alle scale Pingu torna nuovamente sull'argomento religione, misto a quello della matematica, perché non ricorda quanti sono i 10 comandamenti. 10? Sono 10. Ho sempre saputo che erano 7. Che la di qual è? E non lo so, ma tu quali stai calcolando? Diciamo che io so qualcuno, no? Non tradire, non andare oltre, non fingere, non piangere. Chi sono i comandamenti? Mai avrei pensato di vestire io i panni dell'esperto in religione, ma mi faccio carico di... Non fingere! Comunque li ha... Non andare oltre! Non andare oltre in genere, tipo se c'è una linea... Tutto! Ma poi non piangere, scusami, ma che cazzo, cioè, se ti fai male non puoi piangere. Che comandamento è? Grazie al terzo. Di rispolverargli un po' di catechismo. Allora, non avrai altro. Non avrai altro. Dio. All'infuori. Dell'infinito. Di me. Onora. Onora tua moglie. Onora tua moglie. No, onora il padre e la madre. Onora il padre e la madre, giusto. Non commettere atti impuri anche. Sai che sono gli atti impuri? Atti impuri? No, arti impuri. Il braccio è puro, però se usato in un certo modo invece è un atto impuro. Ma mi sa che non lui c'è, per culo, non c'è forse nella cristianità questa cosa. Che cosa? Degli atti impuri. Cosa, non fare atti impuri, sì. Certo. Non c'era solo nella religione ebraica? Ma va. Ma allora non so, non me lo dicevano a me quando ero piccolo non commettere atti impuri cosa fosse? Ma sì che c'era. Non te l'avranno detto perché si vergognavano a spiegarti. Ah, ho capito. Cioè, hai capito in che senso? Tipo pugnetto. No, ma io lo amo, mi fa troppo ridere, mi sta troppo simpatico. Così saliamo in macchina e ci incamminiamo alla ricerca del murales del Black Sbebon. Nel tragitto parliamo un po' dello sport del momento, il padel. Cioè, non ho capito, questa palla va nel vetro, non solo un po' vetro. La palla di tennis, mi conosco altro vetro. Ah, con una potenza... No, ma non è un vetro... Doppio. Un plexiglass. Plexiglass. Per poi concentrarci sulla sua emozione nel vedere per la prima volta dal vivo questo murales fatto in suo onore. Sono rimasto contentissimo, cioè, mo che stiamo andando, figura. Grazie, sono emozionatissimo al massimo. Non ridere. Perché l'unica differenza tra lui e te è che lui non streava minore di 3 minore di 3 o minore di omega 1. E mi confronti. Solo che trovarlo non è così facile, non abbiamo nemmeno un indirizzo. E allora cerchiamo di orientarci guardando la foto. È un capannone. Vedi, è un capannone, allora no. Ma niente. Ah, là dici. E perché dici là? È perché sembra un posto scarrupato, è quello, ti dico. Salite da là. E dopo mezz'ora di ricerca, grazie anche ad una videochiamata fatta con l'autore, finalmente lo troviamo. Emanuele è visibilmente emozionato. Contentissimo, sono contentissimo. Mi ha fatto davvero piacere conoscere Emanuele Pingu, perché è sembrato essere un ragazzo di veri sentimenti, capace di ironizzare sui propri limiti e farne una forza. È sensibile, non finge di esserlo, e soprattutto non ha paura di esserlo. Lo dimostrano i suoi occhi davanti al suo murales, e anche questa risposta data a una delle domande dei fan. Fai video meme solo per apparare l'errore grammaticale che hai fatto? No, diciamo che ci sto ironizzando sopra, perché vedo che alla gente fa sorridere e mi diverto anche io.
E lo faccio in particolar modo per i bambini che trattengo i bambini e li faccio sorridere. Non vuole diventare famoso, non vuole fare i soldi, non vuole cavalcare un trend. Emanuele Pingu vuole soltanto lanciare messaggi positivi e soprattutto nulla di far divertire il suo pubblico. Vuoi portarla a mangiarla? Va bene, fallo. Portala a McDonald's e facci prendere un bel Black Bacon. Simpatico, è simpatico, è bravo. È bravo, è bravo.